Caro collega, benvenuto in questo video, ok? Questa video lezione dove andremo a vedere come si fanno le divisioni per un AirTouch, come si utilizza il phone e come utilizzare la tavola. Ti do il benvenuto, io sono Gennaro Barbaro, parrucchiere colorista, titolare del Salone Color Terry a Parma, il quale ovviamente ottiene risultati straordinari. E non lo dico io, ma lo dicono i miei clienti, formatore, quindi oltre a fare il parrucchiere per le clienti, insegno anche ai colleghi le mie tecniche di schiarittura. Oggi si parla di AirTouch, quindi hai lasciato la tua email per vedere questo video. Andremo a vedere quelle che sono le basi, ok, per riuscire a farlo al meglio. Ovviamente ti dico questo, io di professione faccio anche il formatore, quindi questo è un video introduttivo, ok, a quello che è il mondo dell'AirTouch. Adesso, perché sei curiosa di scoprire come si fa l'AirTouch? Perché probabilmente hai già fatto un corso, ok, e non hai capito bene come farlo, perché probabilmente hai sentito che un tuo concorrente sta sfondando nella zona perché fa gli AirTouch. Vuoi fare l'AirTouch perché vuoi proporre una novità alle tue clienti. Benissimo, se sono questi i motivi che ti hanno spinto, ok, fino a qui, sappi che hai ragione, ok, e che è ora che inizi veramente a prendere in considerazione questa tecnica. Ovviamente non ti farò vedere tutto, quindi ti anticipo questo. C'è un corso online completissimo dove veramente messo di tutto per fare in modo che tu già nel giro di una settimana, massimo due, possa realizzare in salone i tuoi AirTouch. Però cercherò veramente di farti vedere un po' di cose essenziali già da riuscire a fare qualche prova. Quindi, come ti ho detto prima, vedremo come si fanno le divisioni, come si usa il phone e come si usa la tavola, ok? Quindi non mi concentrerò su altro perché questi sono i tre punti principali per fare un AirTouch di qualità. Qui abbiamo la nostra modella, ok? Quindi ha già una base che è un 7, ok? Quindi è bionda. Perché non ho scelto una modella più scura? Perché non lo faccio su una che ha un colore cosmetico? Perché ragazzi, non serve fare questa tecnica, ok, su una che ha una base 3, e sicuramente io non ti consiglio, ti sto già dando un ulteriore consiglio, di farla su una che ha la tinta. Perché? Perché semplicemente ci sono altre tecniche che io insegno, che nei miei percorsi mostro, e l'AirTouch per me non vale la pena farlo su quelle clienti lì. Perché la faccio su una cliente che è di base 7 o è di base 6? Perché su queste clienti questa tecnica dà la massima espressione di bellezza, ok? Risulta perfetta. Quindi molti mi scrivono sui commenti: ma perché non hai fatto su una base 3? Ma perché non hai fatto su una base 4? Perché non serve, ok? C'è dell'altro, lo insegno nei miei percorsi, insegno a vedere come e quando utilizzare una tecnica piuttosto che un'altra. In questo caso per l'AirTouch, ragazzi, partite da basi massimo 5, ok? Massimo un 5 per ottenere un bel effetto, partite massimo da un 5, vedrete che non sbaglierete, ok? Da un 5 andare in su. E adesso si fa sul serio e iniziamo a lavorare. Ok ragazzi, siamo nella prima parte di contenuto dove andiamo a vedere come si fanno le divisioni. Modella pronta, ok? Andiamo a creare la nostra riga centrale, quindi prendo il mio pettine a coda in questo caso e vado a fare la mia riga centrale, perfettamente centrale la voglio, ok? Dopodiché vado a posizionare dal punto più alto della testa, posiziono un ditino qui dietro l'orecchio della cliente, quindi a mezzo centimetro dalla fine dell'orecchio della nostra cliente, prendo il mio pettine e vado a punzecchiare il mio dito e ho creato la mia prima divisione. Prendo un mollettone,
abbiamo i capelli della cliente perfettamente stirati, quindi svolazzano un po', ma ci piace così. Vado e separo, quindi ho creato la mia prima divisione. Faccio la stessa identica cosa dall'altro lato, quindi testa dritta, vado a posizionare un ditino, ok, qui, parto col mio pettine dal centro, pettino, trasporto in avanti, ok, e vado ad isolare col mio mollettone. Abbiamo attualmente, ok, due sezioni e una enorme dietro. Adesso passiamo nella parte posteriore, un po' testa in giù, ok. Allora, ragazzi, cosa facciamo? In questo caso vado a sempre posizionare il mio ditino al centro, ok? Al centro del collo, vedete bene. Prendo il mio pettine a coda, vado a trovare, a punzecchiare il mio ditino, apro e voilà, ecco la mia divisione. Poi vado a farla un pochino più precisina, ovviamente vado a rifinirla, ragazzi, andiamo al dunque, quindi cerchiamo di fare bene, però neanche di perderci mezza giornata, perché so che siamo tutti di fretta e quindi bisogna cercare di mediare la situazione. Vado a prendere il mio mollettone e vado a creare due grandi sezioni, una a destra e una a sinistra. Quindi siamo attualmente nella solita divisione a croce, no? Quindi 1, 2, 3 e 4. Benissimo. Adesso torniamo nella parte frontale. Vado a adesso suddividere in ulteriori 4 sezioni la mia testa. Come riferimento, ragazzi, mi terrò la parte finale del sopracciglio, ok, o meglio ancora la tempia della mia cliente. Quindi a 2 centimetri, 2 dita, 3 dita dalla riga centrale che abbiamo tracciato prima, vado a creare un'altra sezione, un'altra piccola sezione, ok. Andiamo a fissarla. Quindi abbiamo 1, 2 e 3. Faccio la stessa cosa dall'altro lato, sempre 2 centimetri dalla riga, ok, e ho creato 4 sezioni, 1, 2, 3 e 4. Cosa vi consiglio di fare? Unite queste 2 sezioni, ok, quindi le 2 sezioni della parte frontale diventeranno un'unica sezione, soprattutto se siete agli inizi, ragazzi, non andate a complicarvi la vita. Ok, se è la prima volta che fate hair touch e avete visto su Instagram alcuni personaggi che fanno 50.000 posizionamenti diversi e 50.000 sezioni diverse per il montaggio dell'hair touch, vi dico subito, lasciate perdere, soprattutto all'inizio. Andate a creare 1, 2, 3 sezioni nella parte anteriore e momentaneamente siamo sempre a 2 sezioni della parte posteriore. Quindi cosa farò?
andrò a tracciare, ok, dalla fine del mio lato sinistro un triangolo verso al centro. Quindi vado a prendere il mio triangolo e chiudo. Dopodiché prendo un altro triangolo, sempre partendo dalla fine della sezione centrale anteriore, ok? E cosa ho ottenuto, ragazzi? Ho ottenuto un altro triangolo, un grande triangolo formato da due piccoli triangoli. Questa sarà la mia 1, 2, 3, 4, 5, sesta, ok, sezione. Quindi, senza fare 50.000 sezioni diverse, abbiamo una mappa sulla quale lavorare in questo momento. Prima sezione, seconda sezione, terza sezione, quarta sezione, quinta sezione, sesta sezione e siamo pronti per andare avanti e vedere come si usa il font. Ok ragazzi, allora abbiamo già montato qualche cartina, adesso come promesso vediamo il punto 2 di questo video, quindi il segreto numero 2. Come si usa il font? Allora innanzitutto il font. Quale font usare? Ma io ho visto che quello usa quello che fanno anche i ventilatori e le aspirapolvari. Va bene? Sì. Ma io ho visto quello che usa la marca di quell'azienda che fa le piastre ed è molto famosa. Va bene? Sì. Ma io ho visto, ragazzi, vanno bene tutti, ok? L'importante, almeno per quella che è la mia esperienza, è che abbiano abbastanza potenza. Cosa consiglio io? Usate quello che vi pare a voi, trovate lo strumento. Se avete il font che utilizzate per fare le pieghe, va benissimo. Se poi per una questione estetica volete utilizzarne uno piuttosto che un altro, decidete pure voi. Cosa secondo me è fondamentale? Che abbia una buona potenza e soprattutto, ragazzi, io vi consiglio il bocchettone, quello largo, ok? Quindi non il bocchettone stretto, ma il bocchettone largo. Per il resto, il tipo di font è ininfluente. Poi, come si usa? Sicuramente non caldo, quindi dovete usarlo con la temperatura fredda ed ecco svelato l'arcano. E questo è già un segreto avanzato perché molti, convinti di aver visto un video su YouTube e di aver capito come si fa l'air touch, fanno gli air touch con il phon caldo e rischiano di fare veramente dei danni alla cliente. Quindi il phon, ragazzi, va usato freddo, ok? Freddo, disattivate il calore e utilizzate solo il motorino, quindi solo il freddo. Come si usa il phon? Allora, poggiamolo un attimo, prendiamo la nostra sezione, ok, la nostra ciocca, andiamo a prendere la nostra ciocca, quindi ho la mia ciocca di capelli, ok, diverse scuole di pensiero. C'è chi dice che bisogna tenere la punta, giusto? C'è chi dice invece che bisogna prendere da un punto, partire da un punto con il phon e arrivare fino alla punta per tutto, quindi percorrere tutta la lunghezza della nostra ciocca, è giusto? Ragazzi, sono giusti tutte le cose che vi vengono dette e non è giusta nessuna. Quello che fa da padrona è la vostra esperienza. Allora, cosa vi consiglio io? Prima di tutto lavorate sempre con un capello pulito, e vi ho già detto anche un altro segreto. Pensate nel corso, ok? Quello che acquisterete sicuramente AirTouch Premium, quante cose vi dirò. Prendete il vostro,
la vostra ciocca, andate a posizionare le dita a 3 centimetri, 4 centimetri dalla fine, ok, dalla punta. Prendete il phone con aria fredda, partite ragazzi dalla radice, ok, e tenete in tensione la ciocca. Fate partire l'aria fredda e voilà, cosa ho fatto? Sono andato ad escludere all'incirca un 45% dei capelli. Ma avrei potuto fare anche un'altra cosa. Quindi ripettino la mia ciocca e facciamo vedere qualcos'altro. Tengo sempre in tensione. Dopodiché mi posiziono in radice, ragazzi, guardate come è posizionato il phon. Il phon non è così, non parte dal centro, il phon è qui. Accendo, dopodiché mi vado ad avvicinare alle mie dita. Quanto ho tolto? Ho tolto di più, quindi vuol dire che se io avessi solo applicato il mio getto d'aria in questa zona mi sarebbe venuto un effetto. Io ho voluto continuare invece fino, ok, a toccare con l'area del phon le mie dita, ho tolto maggiore quantità di capelli, quindi guardate dove arrivano praticamente qui. Cosa è giusto? Dipende, ok, dalla vostra creatività, dipende da quello che è l'obiettivo che ha la vostra cliente. Fate voi, ok, e divertitevi a realizzare degli hair touch stupendi. State lì perché tra poco vediamo come si usa la tavola. Ok, allora adesso vediamo come si usa la tavola. Abbiamo già montato tutto il nostro posteriore. Ora parliamo della tavola. Ragazzi, per fare l'hair touch è fondamentale utilizzare una tavola. Di che materiale dovete utilizzare la tavola? Io vi consiglio queste qua in carbonio oppure in un materiale plastico, comunque flessibile, ok, ma abbastanza rigido. Il legno dopo un po' puzza, ok, ed è difficile da lavare, non va bene. Quindi, o come va utilizzata? Perché questa è una domanda importante, soprattutto se venite da... io la utilizzo per qualsiasi tipo di schiaritura, anche per fare le mesh. Perché dico questo? Mesh non ne faccio più, però anche se dovessi fare delle mesh la utilizzo. Perché? Perché la tavola vi permette di saturare nel modo corretto la vostra schiaritura, quindi riuscite ad applicare nel modo giusto ed omogeneo il decolorante. Non dovete usare la mano, ragazzi, la mano si sposta, ok? Quindi quando state lì ad appoggiarvi sulla mano, fate prima sicuramente, ma non vi viene un bel lavoro. Quindi se volete farvi pagare tanto, ragazzi, i dettagli sono fondamentali, quindi usiamo la tavola e adesso vediamo come. Per prima cosa, ok, appoggiamo la nostra tavola, andiamo a prendere una sezione, vediamo, ok, quindi vado a prendere la mia sezione, prendo la mia ciocca, ok, pettino, dopodiché vado a soffiarla perfetto. Quanto ci ho messo, ragazzi? 2 secondi? Benissimo. Tengo in tensione la ciocca, guardate qua, prendo la tavola, appoggio la tavola, ok, sulle dita, in questo caso l'indice, palmo della mano, appoggio,
chiudo col mio pollice, prendo la mia cartina, ok, vado, non ho fatto pieghe, potete farle, io non le faccio, vado io a fare la piega, ok, in questo caso sarà sempre di circa un centimetro, benissimo, dopodiché tengo con il pollice e le dita dietro, vado ad appoggiare sulla cute della mia cliente la tavola. Semplicissimo, ragazzi, ok? Non è difficile, vado a prendere il mio pennello, ok? Vado a prendere il mio pennello e vado leggermente in sfumatura, stando comunque, non c'è bisogno di stare attaccati alla radice, ragazzi, non c'è bisogno, ok? Quindi sto a mezzo centimetro dalla radice, vado in sfumatura, dopodiché vado a saturare la mia ciocca. E voilà, come si usa la tavola, segreto svelato. Ok collega, siamo arrivati alla fine di questo video, abbiamo visto insieme alcuni preziosi consigli per realizzare una air touch. Adesso che cosa ti aspetta? Il mio corso Air Touch Premium, il primo corso in Italia sulla tecnica di air touch online, quindi direttamente dal tuo smartphone potrai approfondire in tranquillità e soprattutto senza dover andare in classi numerose, in spostarti, andare, fare, eccetera, eccetera, lo farai direttamente in salone con chi? Con me, sul tuo smartphone. Quindi avrai la possibilità di accedere alla mia piattaforma di formazione online, dove ti basterà inserire il tuo nome e la password e avrai accesso illimitato al mio corso sull'Air Touch. Fai attenzione a quello che sto per dirti. Oggi l'80% dei saloni in Italia non riesce nemmeno a portare uno stipendio decoroso alla fine del mese. Che cosa significa? Significa che tantissimi titolari stanno soffrendo. In tantissimi oggi guadagnano come un dipendente, se non meno, e non riescono a fare un salto di qualità. Quindi, se quello che desideri è rendere felici le tue clienti, fare degli effetti veramente wow, l'unica cosa che ti separa da tutto ciò è il mio corso Air Touch Premium, dove oltre a vedere la tecnica di Air Touch c'è all'interno un corso bonus che si chiama Mentalità del colorista. Voglio dirti questo, l'unica cosa che fa la differenza è saper lavorare bene. Quindi clicca qui sotto, inserisci tutti i tuoi dati e acquista il corso Air Touch Premium, che trovi tra l'altro in offerta ad un prezzo veramente, veramente incredibile. Io ti aspetto di là, lavoreremo insieme, faremo dei biondi wow insieme e finalmente potrai far crescere il tuo salone d'acconciatura in maniera di qualità, con qualità, ok? Quindi ci vediamo nella versione premium del mio corso Air Touch. Clicca qui sotto e mi raccomando, a presto.